Benvenuti, benvenuti a tutti, buon pomeriggio e bentornati nel canale, benvenuti in questo nuovo video, video godurioso perché è appena finita la finale di Lorenzo Musetti che ha battuto quel simpaticone di Alcaraz per 6-4, 6-7, 6-4, una soddisfazione immensa, ma non tanto per la vittoria su Alcaraz, ma quanto perché insomma a Musetti questa vittoria e soprattutto vincere un torneo di questa importanza serviva come il pane. Prima di parlarne, l'invito è come al solito a lasciare like al video, a iscrivervi al canale, iscrivetevi, è il giorno di Musetti, quindi tutti coloro che tifano il tennis azzurro si iscrivano al canale perché qua tifiamo tutti i tennisti. Parleremo anche della sconfitta di Berrettini nella finale di Gastad, ma permettete di dire che insomma ha vinto innanzitutto il giocatore che aveva più bisogno di vincere una finale, non che Berrettini non lo avesse, ma per Musetti può essere la svolta della carriera. Berrettini, dopo il rientro, aver fatto finale, aver perso al terzo set, tutto sommato può andare bene così. Era un 250 quello di Berrettini e un 500 quello di Musetti. Un 500 che vinto porta Musetti numero 31 del mondo. Questo vuol dire che se confermato questo risultato e la trentesima posizione, vuol dire essere teste di serie agli Open degli Stati Uniti, vuol dire non trovare Tsitsipas al primo turno, non trovare Djokovic al primo turno, Djokovic che forse non ci sarà, ma insomma. È tutto per dire, quando si parla di sfortuna dei sorteggi di tabellone, è la sfortuna se diventi 30 del mondo, parecchia la levi. Poi va sì, puoi essere sfortunato al terzo di turno, ma non al primo. E quindi vittoria importante perché ottenuta giocando tre set di grandissimo livello. Musetti era riuscito ad arrivare ad avere e a farci dannare perché avevo avuto 4 match point al servizio, 5 totali di cui una alla risposta. Nel quarto dei 4 match point al servizio, quel diavolo di Alcaraz ha steccato una palla e l'ha messa sulla riga. Sembrava veramente una partita stregata, sembrava che la partita dovesse girare ed è stato bravissimo mentalmente Musetti a non abbattersi. Il terzo set, onestamente, Musetti partiva nettamente sfavorito, si è resettato come se nulla fosse, è riuscito a restare concentrato nella partita. Ha avuto lui l'uniche due occasioni per fare il break. Nella seconda, la palla break era anche match point e l'ha sfruttata, ma l'unica palla break concessa prima del match point tra i due nel terzo set, dove doveva, necessariamente e dove per motivi psicologici, per motivi come si dice, di trend della partita, l'inerzia della partita era tutta dalla parte dello spagnolo. Spagnolo che ha giocato decisamente sotto i livelli di febbraio-marzo, quando ha avuto quei 2 mesi di boom, 2 mesi di boom che, come ho sempre detto, aiutati dal fatto che non ha trovato un top 10. Cioè, questo vinceva i tornei senza affrontare, cioè gli unici top 10 che ha trovato sono stati Djokovic e Nadal a Madrid, quando Djokovic era praticamente al rientro e Nadal era a mezzo stronco. Insomma, quei 2000 hanno un valore piuttosto relativo. Adesso Alcaraz ha dimostrato che se comincia a trovare i nostri, con Sinner ne ha buscate a Wimbledon. Con Berrettini non so come finisce, con Musetti ne ha buscate oggi. Cominciamo a ridimensionarlo questo spagnolo che doveva vincere 60 slam. Probabilmente gli slam li vincerà perché è molto forte, perché è un giocatore che quando ha il periodo d'oro è assolutamente ingiocabile. Però è un giocatore che picchia tutto e tira sulle righe la giornata. Dove non ti entrano quelle palle e dove non svolti la partita, dove non ammazzi il tuo avversario, Alcaraz è battibile. Ma io questo lo dico dal primo giorno che ho visto giocare Alcaraz. Alcaraz alternerà tornei di altissimo livello a tornei di livello inferiore e a tornei dove magari non farà nemmeno risultati. Questo non vuol dire che non avrà, che non diventerà il numero uno, perché probabilmente ci diventerà, anche vista la concorrenza che non è
che è a suoi livelli, non è che c'è niente di superiore né niente di troppo inferiore, però da qui ad attribuirgli gli slam di Nadal, fermi tutti che ce ne corre. Io questo lo dico da io dicevo questo di Alcaraz quando vinceva 2000 e sembrava dover proiettato a vincere, sembrava proiettato a vincere Parigi, sembrava che Wimbledon fosse una passeggiata e sembrava che anche gli US Open fossero, cioè sembrava che dovesse vincere 3 slam su 4, perché aveva perso gli US Open. E insomma, questo con gli italiani ha perso da Berrettini, con Sinner ci ha perso a Wimbledon e una volta ci ha vinto al terzo set, con Berrettini ci ha perso in Australia e quando ci ha perso a Vienna ci ha perso al tiebreak del terzo. Cioè non stiamo parlando che a Berrettini gli ha dato 6-1, 6-2, poi ci ha perso in Brasile, sì, cioè ci ha vinto in Brasile con Berrettini, ma ci ha vinto in Brasile in una partita sospesa dalla pioggia quando Berrettini aveva vinto il primo set, e se non piove non so come finisce. Ripeto, i meriti di Alcaraz è un gran giocatore, ma attenzione che anche i nostri non sono da buttare via. E per Musetti questa vittoria è fondamentale perché è una vittoria ed è una consapevolezza che adesso ha, perché lui ha battuto Alcaraz sulla terra, che può fargli fare lo swing mentale, può fargli fare il salto di qualità. Musetti vale tranquillamente i primi 20 del mondo, non c'è storia. Musetti è un giocatore che probabilmente non vale ora i top 10, ma vale ora i primi 20. Cioè, se tra i primi 20 c'è Schwartzman, ci può stare tranquillamente anche Lorenzo. Ed è un peccato che fino ad ora non avesse mai sfruttato le sue doti. Oggi l'ho visto aggressivo, oggi l'ho visto giocare per 2 ore e 50, 2 ore e 47, veramente bene contro un attaccante come Alcaraz. Quindi bene, 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 bene. Parliamo anche di Matteo Berrettini. Su Matteo c'è da dire poco, ho vinto bene il primo set in una situazione dove probabilmente anche fisicamente Matteo ha pagato il fatto che la partita si sia allungata, aver perso il tiebreak del secondo set è stata probabilmente la mazzata definitiva, è stato il colpo di grazia e nel terzo set Berrettini non c'era più, ma Berrettini è un diesel. Berrettini è uno che nei primi tornei, dopo il rientro, e purtroppo ha avuto tanta, tanta, tanta sfortuna, Berrettini un po' ci mette a carburare. E quindi io Berrettini non lo aspetto neanche ora farà Kitzbühel, non lo aspetto neanche a Kitzbühel, lo aspetto direttamente nei Mille Americani, perché nei Mille Americani, quando ha ritrovato la forma, state tranquilli che anche Berrettini ci farà divertire. Intanto prendiamoci questo successo fondamentale di Musetti perché vuol dire aver recuperato un giocatore. Adesso ci manca Sonego. Ci manca Sonego, ci manca che vinca un torneo Sonego per averli quattro di giocatori molto forti, perché anche Sonego può dire la sua. Ed è un giocatore che ha bisogno come il pane di vincere un torneo, come aveva bisogno Musetti. Su Berrettini è chiaro che la valutazione non può essere fatta su un 2,50 al rientro. Berrettini deve avere ambizioni superiori. Berrettini è un giocatore che quando è in forma può vincere uno Slam. E l'Open degli Stati Uniti, considerando che mancherà Djokovic, considerando che Medvedev non è in forma, considerando che Rublev probabilmente non ci che Zverev, scusate, probabilmente non ci sarà, è il torneo da attaccare, nel senso, è lo Slam dove ci sono le maggiori probabilità che Berrettini faccia bene e quindi bisogna arrivare in forma ai Mille Americani e all'Open degli Stati Uniti. La sconfitta, il torneo di oggi, lasciamolo tranquillamente a Ruud. Un 2,50 che a Berrettini serve e non serve, nel senso che non sono 100 punti in più in classifica che fanno la differenza. Berrettini deve puntare ai due Mille Americani e allo Slam e a provare a vincere New York, perché quella è la dimensione di Matteo Berrettini. Se va così, probabilmente finiremo l'anno con tre giocatori nei primi 20, che è una cosa straordinaria. Partiamo in Coppa Davis più forti, nettamente più forti, sia dei croati che degli argentini che degli svedesi. Meglio di così è dura fare, insomma.
Oggi è veramente una gran giornata, ripeto, era meglio se vincevano tutti e due e il mio tifo si è rivalso sia per Musetti che per Berrettini, ma dovendo scegliere quale finale vincere, era senz'altro meglio la vittoria di Musetti che la vittoria di Matteo Berrettini, perché Berrettini non perde nulla in consapevolezza nel perdere al terzo set con Ruud, essendo stato abbastanza vicino a vincerla in due set quella partita. Per Musetti è uno swing mentale veramente straordinario e tutto questo è meraviglioso. Grazie a tutti, buona giornata, forza Tennis Azzurro, iscrivetevi al canale, lasciate like al video e attivate la campanella. Da domani si parte con tre tornei, Atlanta, Umago e Kitzbühel, ci sono italiani praticamente dappertutto. Forse tranne Atlanta, poi ci sono italiani praticamente dappertutto. Noi ovviamente saremo qua a seguirli. Domattina esce il video sulla grande storia del tennis. Ancora non ho idea dell'argomento da trattare, lo scoprirete domani. Comunque, domattina tutti qui per la grande storia del tennis e poi domani tutti qua per seguire le partite dei nostri giocatori che finalmente, sembra si siano sbloccati. Ciao a tutti!